Dottor Giuttari, lei ha riferito di un incarico ricevuto dalla Procura tendente a esaminare, eventualmente a provare, che Pacciani aveva avuto dei complici nella commissione di questi delitti. La domanda è questa: questo incarico da che cosa nasceva? Cioè dire, qual è stato, perché lei capisce il mio... Sì, ho capito perfettamente e l'avevo anche spiegato nella mia deposizione. L'incarico scaturiva dal fatto che nella sentenza di condanna di primo grado del Pacciani, la sentenza del 1 novembre 1994, cerco di alzare la voce, ma 1994, il presidente dottor Ognibene nella motivazione riferiva e sottolineava la possibilità della esistenza eventuale di un complice del Pacciani, quantomeno in relazione al delitto degli scopeti del settembre 1985, e ciò sulla base di alcune risultanze dell'istruttoria dibattimentale, che penso che ormai siano note, che la testimonianza di Nesi, inutile che ripeta qua, almeno così credo, se non sia necessario, ecco. Sì, l'ho spiegato, le risultanze, in particolare la testimonianza di Lorenzo Nesi, che aveva riferito una circostanza specifica che aveva avuto modo di registrare proprio quella sera agli scopeti, e la testimonianza di un altro teste, l'avvocato Zanetti Giuseppe. Ecco, in base a queste due testimonianze emerse nel corso della istruttoria dibattimentale, il presidente dottor Ognibene, nella motivazione della sentenza, aveva rappresentato che per quanto riguardava quel delitto non era da escludere che potesse esserci stato un complice del Pacciani. Con questa osservazione, deduzione da parte dell'estensore della sentenza di primo grado, lei ricorda se si faceva anche riferimento a delle tracce, a delle impronte di ginocchio? Per quanto riguarda il delitto dell'84 si faceva riferimento, anche se devo dire non in termini così chiari come per quanto concerneva il delitto dell'85, si faceva riferimento agli esiti di una perizia sull'autovettura dei giovani uccisi nella piazzola di Vicchio, autovettura sulla quale era stata rilevata in particolare un'impronta che dagli esami dei periti all'uopo appunto interessati era risultata con tutta probabilità l'impronta di un ginocchio, e per le distanze dal terreno al luogo in cui si trovava era stato calcolato sempre dai periti con tutta probabilità era da riferirsi ad una persona alta intorno al metro, se non ricordo male, 1,80 m, 1,78, 1,80, ecco. Esattamente. Quindi la sua ricerca focalizzava intorno a una persona ad un'altezza superiore a quella dei Pacciani, evidentemente. Questo sia con riferimento a questa circostanza che riguardava l'impronta, sia con riferimento alla testimonianza del teste Zanetti, che aveva visto una persona ad una certa altezza. Anche si concentrava, si focalizzava anche su questi elementi, certo. Non solo. Lei dice poi che da un certo momento in poi prendeva consistenza questa ipotesi dei complici. Ora io volevo chiederle, lei aveva... No, Vanni, bisognerebbe stessi un po' più zitto. Lei aveva esaminato le perizie del dottor Nocentini
della equipe De Fazio e un elaborato dell'FBI pervenuto per vie diplomatiche alla... Non ho sentito, è un elaborato? Dell'FBI. Non ho mai sentito parlare. Dell'FBI, sì, come sì, no, di questo elaborato, che aveva come oggetto un esatto... Il profilo, sì. Come fanno sempre loro, lì, in questa equipe di quanti... Ne ho lette, l'ho letto. E tutti questi elaborati per i tali concludevano su un unico autore, questo io... uso l'espressione dell'elaborato dell'FBI, unico autore che agisce da solo. Sì. Ecco, allora volevo sapere, una volta esaminato questi aspetti peritali, che modo, da che cosa prendeva, secondo consistenza l'ipotesi? Sinteticamente più possibile. Sinteticamente le rispondo come ho già riferito nella parte introduttiva della mia deposizione. Io premetto di aver letto tutti gli atti, compresi le perizie e compreso questo elaborato di cui le faccenno, però mi sono mantenuto nel valutare gli elementi che andavo man mano leggendo e nel fare le proposte investigative all'ufficio del pubblico ministero mi sono mantenuto su elementi di fatto. Quindi sì, ho letto le ipotesi, i discorsi scientifici che venivano rappresentati anche da illustri criminologi e psichiatri, però da investigatori io mi sono attenuto agli elementi di fatto, agli elementi obiettivi. Questo per il mio modo di operare, che mi ha sempre contraddistinto, di guardare concretamente ai fatti e non alle teorie. Le teorie possono fornire un contributo successivamente, eventualmente, però gli elementi di partenza devono essere elementi obiettivi, e questo credo di averlo rappresentato nella mia deposizione quando ho parlato anche ampiamente della genesi di questa inchiesta nota come inchiesta bis. Però mi permetta di dissentire su questo punto, perché il tipo di indagine fatta sia dal professor De Fazio e della sua equipe sia dall'FBI partiva da elementi obiettivi, cioè dire, la identificazione della unicità dell'autore avente determinate caratteristiche non nasceva sulla base di elementi estrinseci, ma si fondava sulle tracce lasciate sul posto da quest'autore e in particolare su questo fenomeno delle scissioni, le quali scissioni facevano intravedere a questi periti, a questi scienziati, come lei li definisce, un certo tipo di finalismo da parte dell'autore. Non solo, ma queste stesse persone, con riferimento ad alcuni delitti in cui erano avvenute delle situazioni di novità rispetto ai delitti precedenti, ravvisavano l'esistenza di una sola persona, e qui si è spento tutto, ravvisavano l'esistenza di una sola persona proprio perché non era constatabile la presenza di un altro complice. Parlavano di Baccaiano da questo punto di vista, ed anche in particolare anche degli Scopeti, proprio dicevano, se ci fosse stato qualcun altro lo avremmo visto, lo vedremmo agire in qualche modo e lasciare le tracce. Lei questo, voglio dire, c'è scritto in queste relazioni peritali, anche da parte dell'FBI si fa una valutazione di questo genere, le risulta. Quindi sulla base di fatti, non sulla base di teorie, sulla base di constatazione, di fatto. Non sono, avvocato, dati di fatto quelli là, tant'è che questi periti esprimono una loro valutazione, un profilo di questo autore, prima ancora dell'identificazione dell'autore poi nel corso dell'indagine. Quindi non si basano su elementi obiettivi, o comunque non su elementi completi, non su tutti gli elementi, perché non hanno avuto sicuramente e non hanno preso sicuramente in considerazione gli elementi che poi sono venuti fuori in questa inchiesta bis. Io penso che il parere sarebbe stato probabilmente diverso se avessero conosciuto anche questi elementi dell'inchiesta bis. Comunque Presidente, queste sono, io sono valutazioni... Senza microfono. Ah, ecco, ora si è riacceso. Voglio dire, comunque lasciamo perdere le considerazioni, perché insomma lei viene sentito qui come testimone, quindi in qualche modo
mi ha sollecitato certe domande e la sua risposta. Lei poi ha detto che aver iniziato uno dei primi atti di questa sua indagine è stata l'intercettazione telefonica sulla utenza di Mario Vanni. Sì, se non, ecco, se io non le ricordo male il 4 dicembre 95. Benissimo. Io le chiedo se questo Mario Vanni, prima di questa richiesta di intercettazione e a giustificazione di questa richiesta di intercettazione, era stato interrogato da voi. Ma guardi, era stato da me non personalmente, neppure dai miei collaboratori dell'epoca. Era stato sentito e c'era traccia negli atti del vecchio ufficio SAM, quindi che risalivano all'inchiesta nei confronti di Pacciani. C'erano in particolare, ricordo forse, un verbale di assunzione testimoniale e poi delle annotazioni fatte dal personale che apparteneva a quella sezione SAM, nelle quali annotazioni si leggeva che era stato contattato il Vanni, erano state rivolte alcune domande per conoscere notizie sul Pacciani. Ecco, quindi questi erano gli elementi presenti nell'ufficio. Da me né dai collaboratori che iniziarono ad affiancarmi dall'ottobre 95 in poi il Vanni è stato mai sentito. Ecco. Quindi sono tracce vecchie che risalivano agli inizi, penso, degli anni 90, se non ricordo male, 90-91. Ecco. Beh, insomma, questo poi alcuni testimoni hanno parlato anche del 94, per la verità. E probabilmente, nell'inchiesta comunque, a carico di Pacciani, ecco, probabilmente anche comunque, 94. Comunque, la domanda è questa. Vennero, a parte l'intercettazione sull'utenza di Vanni e di Filippa Nicoletti, vennero disposte altre intercettazioni telefoniche? Venne disposta l'intercettazione telefonica sull'udienza del bar di San Casciano, il bar... Sto parlando di persone determinate. Dunque, di persone, il 4 dicembre riguardava la richiesta solo Vanni e la Filippa Nicoletti. Quindi... mi pare abbastanza evidente che a questo punto Vanni fosse sospettato, diciamo. Era un soggetto che in base ai risultati del primo esame, della prima analisi dei dati trovati là agli atti d'ufficio e agli atti che mi erano stati messi a disposizione dal procuratore, era uno dei soggetti che meritava una particolare attenzione investigativa sin dall'inizio. Ecco. Le faccio una domanda specifica allora. Questa particolare attenzione era da mettersi in relazione con l'esame dibattimentale di Vanni durante il processo Pacciani? Non solo per questo, anche ecco, ma non assolutamente non per questo. Particolare attenzione perché tra gli elementi presi in valutazione, dovendosi dare corpo all'ipotesi del complice del Pacciani, era chiaro che uno dei personaggi più vicini al Pacciani era proprio il Vanni. In più mi sembrava particolarmente interessante anche la personalità del Vanni, da come emergeva dagli atti già presenti in ufficio e da quelli che erano stati messi a disposizione. Ecco, questo da che punto di vista? Prego? Da che punto di vista questo fatto era interessante, la personalità di Vanni? Ma con riferimento a quali fatti? Ma dal punto di vista in particolare dalle testimonianze, dalle dichiarazioni del Nesi sulle sue esperienze, sulle sue frequentazioni, sulla sua personalità sostanzialmente, ecco. Quindi, sul fatto che ogni tanto andava a prostitute. Ma non solo questo, anche le abitudini, non voglio ripetere qua nuovamente quello che
che è stato detto. Su questo non mi sembra lei abbia detto. No, l'ho detto, come no? Abbiamo visto anche degli oggetti che sono stati sequestrati a casa del Vanni, quindi... Cioè, dei vibratori? Tutto, ecco, anche questi. Quindi in una fase... E che altro, scusa? Prego? Che altro? C'erano anche elementi che facevano riferimento, almeno anche in annotazioni, che andavano a vedere le coppie, che andavano a vedere le coppiette, quindi un'attività di voyeurismo. Questo, guardi, non è emerso assolutamente. Sì, ma negli qui, atti... in questo dibattimento, non è emerso. Sì, negli atti ho letto, ricordo di aver letto anche questo. Quindi il 4 dicembre, peraltro, siamo in una fase... In una fase iniziale dell'indagine, e già questi elementi mi sembravano... Scusi, dottor Giunta, su questo lei dovrebbe essere più preciso, perché se a lei è emerso da qualche fonte di prova che Vanni andava a spiare le coppiette, bisogna che lei ci dica chi è questa fonte di prova, perché questa Corte la vorrà sentire. Ma guardi, da fonte di prova dirette non ce n'erano, ecco, sì... Sì, anche la malatesta, però era riferito, no, fronte diretta, nel senso io avevo fatto riferimento ad annotazioni, era riportata in annotazione come notizie che avevano acquisito gli investigatori dell'epoca e che facevano riferimento appunto a queste attività di voyeurismo, tra cui anche, ecco, mi ricorda il PM, la malatesta, l'aveva dichiarato la malatesta. Beh, comunque la risentiremo qui, eh. Prego. È uno dei testi che ha chiesto il PMX 507. Benissimo. Sì, Maria Antonietta Sperduto. Maria Antonietta Sperduto, ma il processo Pacciani dichiarò che nella piazza degli Scopelli andavano perfetto, e facevano i guardoni e poi andavano. Infatti. Quindi è un dato più obiettivo di quella, più fonte di quella, è nel processo dibattimentale. Sì, sì. La sentiremo qui. Questa sentita in un dibattimento si può sentire in certo, due, in tre, quattro. Ma la sentita in due, perché qui il processo a Vanni si fa qui, la si faceva il processo a Pacciani. Se interessa, una cosa diversa. Il PM ha chiesto di sentire. Ho sentito dire una cosa diversa. Allora, in sostanza, questi sospetti, per le ragioni che lei ha detto su Vanni, emergevano prima delle dichiarazioni di Rontini. Prima delle dichiarazioni? Di Renzo Rontini e della moglie. Ma le dichiarazioni di Renzo Rontini io non ricordo adesso la data, guardi. Ecco, quindi non le posso dire. Ho esaminato anche quelle dichiarazioni. Io sto parlando la data, il punto di riferimento è il 4 dicembre. L'epoca in cui lei... Vabbè, il 4 dicembre Rontini già aveva reso quelle dichiarazioni sul Vanni che era stato visto passeggiare davanti... Al bar di Vicchio, quindi già era un dato quello delle dichiarazioni di Rontini noto okay. Anche a me. Va bene. Lei poi ha sentito una testimone Frigo con riferimento Frigo Maria Grazia con riferimento all'omicidio di Vicchio. Questa signora le ha parlato di un boato. Io volevo sapere se questa parola che ritrovo su verbali è esatta. Ma ha parlato di un sulla sensazione sua quella sera, ha parlato di un rumore tipo fragrore. La signora Frigo ha cercato di precisare bene questa sua impressione. Non è che abbia sentito dei colpi, come ha spiegato, dei colpi in successione, ha sentito come un non fragore, come un rumore, come dire, ecco, tipo boato forse, ecco, come un fragore. Credo che la signora Frigo è stata sentita anche qua, avrà spiegato lei questa sua... Sì, ha parlato addirittura come uno scoppio di un pneumatico di un tiro. Ma questo credo che lei l'abbia detto in riferimento, scambiando delle battute con la cugina. Ecco, quindi non so esattamente se l'abbia detto lei o l'abbia detto la cugina, però era... Quello che riguarda la sua esperienza, perché certamente lei avrà esperienza più di me. Un rumore di questo genere corrisponde a
o uno sparo di calibro 22. Ma guardi, bisogna, sì, può corrispondere anche a più spari in successione e si sente un rumore solo. Bisogna vedere la natura dei luoghi. Ecco, com'è il luogo in cui avvengono gli spari e il rimbombo, ecco, e l'eco, il rimbombo che portano poi questi spari, che può dare l'impressione, anche se sono 3-4 in successione, che si tratti in effetti di uno solo. Ora lì, in quel posto, se si va sul posto, si vede che la condizione dei luoghi potrebbe consentire effettivamente la formazione di un eco, perché abbiamo alle spalle una collinetta, quindi sicuramente attutiva, e faceva da rimbombo poi a questo al rumore degli spari. Quindi teoricamente, ecco, se devo esprimere una mia valutazione, è possibile, devo dire. Ecco, ma avete fatto un esperimento in questo senso? No, però credo che sia stato fatto all'epoca l'esperimento, che c'era qualcosa negli atti, ho letto, di un esperimento che era stato fatto all'epoca. Un esperimento, ecco, io personalmente non per l'ho cui fatto. Veniva fuori questo rimbombo? No, negli atti, ricordo di aver letto negli atti che era stato fatto un esperimento nei giorni immediatamente successivi al duplice omicidio per vedere fino a che distanza era possibile sentire gli spari. Però all'epoca, ecco, non si sapeva la dichiarazione dell'Afrigo, non si sapeva quindi la localizzazione dell'appartamento, dell'immobile in cui si trovava l'Afrigo. Quindi è stato fatto, come emerge da quegli atti, un esperimento così in linea generale, ma non in specifico in riferimento. Quindi alla... l'esperimento specifico per valutare l'esistenza di questa eco, perché lei sa, un eco o c'è o non c'è in un posto, vero? Voglio dire, addirittura in certi posti l'eco è segnalata, no? Diventa un'attrattiva turistica. Quindi voi un esperimento per valutare in quel punto c'era un eco speciale suscettibile di trasformare 9 colpi di arma da fuoco calibro 22 in un boato, in un fragore, non l'avete fatto. All'epoca è stato fatto generico, adesso non è stato fatto, ma ecco, se devo esprimere una mia valutazione non è essenziale, perché bisognerebbe ritrovare le stesse condizioni anche di tempo, perché cambia secondo anche le condizioni climatiche, le condizioni di tempo, del vento, cioè avere una situazione analoga al 29 luglio 84 mi sembra una cosa ora, sicuramente che l'eco impossibile. Cambi in rapporto alle situazioni climatiche, per dire la verità lo sento di da lei ora, a me non risulta, a me risulta che un eco se c'è, no, perché il vento certamente, nel vento certamente, ma... Vabbè, insomma, voglio dire, può darsi, ma insomma, se c'è un eco, se c'è un rimbombo, se c'è una situazione singolare, perché non è poi molto, molto comune, una situazione di carattere logistico in cui si trasformano alcuni colpi, fra l'altro distanziati anche in tempi, perché sono 9 colpi che sappiamo sono stati sparati l'uno dall'altro in un unico fragore, in un unico rimbombo, beh, questo voglio dire, io credo che... potremmo anche tentare di accertarlo noi, insomma, no? Perché può essere valido, soprattutto considerando che tutte le considerazioni dell'Afrigo sono collegate a questo rumore. Perché se l'Afrigo ha sentito in un'ora determinata, che so io, per l'appunto proprio lo scoppio di un pneumatico, a questo punto tutto quello che lei dice diventa abbastanza ultroneo. Però questo ragione di discussione parleremo dopo. Casomai. Sì, ma l'Afrigo ha visto poi la macchina, ha visto Pacciano, ne ha viste due. Quindi andiamo. L'Afrigo ha visto due macchine, venivo infatti alla seconda domanda. Disse su queste due macchine quante persone c'erano a bordo l'Afrigo? Perché questo è un punto, io ho riletto le sue dichiarazioni, non risulta abbastanza chiaro. Sì, ma qua mi viene chiesto di riferire notizie che già sono state... Sì, è quello che lei ha già fatto, fra l'altro. Ma qua ha deposto la signora Afrigo. A lungo deponendo per circa 2 giorni. Io non ho difficoltà a ripeterli. No, potrebbe darsi che l'Afrigo l'avesse detto e che non fosse stato per qualche ragione. No, credo che qua nell'aula l'abbia detto l'Afrigo. Non ricordiamo cosa ha detto l'Afrigo. Vabbè, allora. Giunto non lo so. Passiamo a un'altra domanda. Se vuole io posso. No, non ho ricordo cosa ha detto l'Afrigo qui. Comunque io non ho difficoltà. L'Afrigo disse con precisione di aver visto la macchina bianca che saliva a forte velocità, che aveva tagliato loro la strada, eccetera, e che aveva riconosciuto... Con quante persone a bordo? Lei ha visto soltanto l'autista. L'autista.
ha visto soltanto l'autista, l'ha guardato bene perché ha guardato soltanto l'autista fisso. Benissimo. E ha specificato perché nel caso in cui l'avessi rivisto successivamente avrei voluto fermarlo per dirgli che non era quello il modo di camminare in quelle strade. Benissimo. A quell'ora, eccetera, mettendo a pericolo la vita di persone, eccetera. Quindi ha spiegato anche la camicia, ha spiegato che poi quando ha visto la foto di Pacciani l'ha riconosciuto. Ma mi interessa questo fatto, ha visto una persona, ha visto l'autista. Dicevo questo. Si è concentrata, però questo lei ha tenuto a precisarlo in occasione in cui è stata sentita, ha tenuto a precisare che lei si è concentrata esclusivamente sull'autista, su chi guidava questa macchina. A lei interessava vedere bene chi guidava quella macchina che avanzava in quel modo pericoloso. Va bene. E che lei ricordi nella deposizione della Frigo, quando rese la deposizione davanti a voi? Presidente, chiedo scusa, ma non so se si possa ora, dopo che ha già deposto la testa, chiedere cosa aveva detto all'ufficiale polizia giudiziaria che l'ha sentita, no, il quale fra l'altro non ha nemmeno il verbale sotto di quella deposizione. E non so, chiedo scusa, se quella deposizione è verbalizzata e poi è stata fornita alla Corte su contestazione, perché... Guarda, lei occorre che gli faccia la domanda. Infatti, al pubblico ministero, se lei fosse così gentile da lasciarmi finire la domanda, probabilmente si risparmierebbero opposizioni. Perché la domanda ha a che fare con una dichiarazione dibattimentale della Frigo, e la domanda è questa: se gli risulta che durante l'ascolto della Frigo in sede di indagine di polizia giudiziaria sia emerso un certo contrasto fra loro e questa signora in punto di colore di una macchina. Se la signora disse in un certo colore, se gli fu detto no, guardi, il colore era un altro, e così via, insomma, un certo... Ma guardi, la signora c'era là... Perché una... quello ci ha riferito lei qui al dibattimento. Sì, c'era un'annotazione, credo fatta dal PM, in cui si parlava di macchina rossa, e la Frigo aveva... Telefonicamente aveva detto... Poi era stata sentita dall'ufficio della SAM, da un ufficiale di PG della SAM, e... Si parlava di macchina bianca, però la Frigo è stata molto precisa, sia quando l'ho sentita io, credo anche quando è stata sentita alla Corte, che lei aveva già riferito di due macchine, ma era stato poi verbalizzato una macchina sola. Ecco, credo che qua... La signora sia stata chiara. Ma io volevo sapere se c'era stato un intervento da parte vostra un pochino insistente per rammentare almeno a questa signora Frigo. Assolutamente no. Assolutamente. Quello che ha detto la signora Frigo l'ha detto di sua completa spontaneità. Anzi, io voglio precisare una cosa a proposito di questa teste. Quando io l'ho convocata per sentirla, sempre su delega del PM, e ha visto che ero interessato a conoscere il suo racconto, la teste si è sentita in un certo senso quasi riabilitata. Non è che io voglia avere informazioni su cose che devono restare segrete, però volevo soltanto confrontare una affermazione contenuta nella perizia del professor Fornari e Lagazzi. Quindi non credo che risponda a qualche segreto. Sapete se all'interno di questo programma di protezione che riguardava Lotti, questo Lotti si sceglieva ai ristoranti? Ma guardi, l'ho precisato anche prima, la volta scorsa, questo aspetto è a mia... ...di protezione che riguardava Lotti, questo Lotti si sceglieva ai ristoranti? Ma guardi, l'ho precisato anche prima, la volta scorsa, questo aspetto è a mia completa ignoranza, cioè non conosco io l'aspetto della protezione di Lotti. C'è un ufficio apposito, che è il Servizio Centrale di Protezione, che gestisce i collaboratori di giustizia. Io faccio le indagini, ecco, non curo questo aspetto amministrativo che non è di mia competenza. Okay. Quindi non le posso rispondere, non le voglio. Per sua esperienza, non le posso perché non mi risulta. Ho capito, per sua esperienza personale, se eventualmente qualche volta è capitato. No, assolutamente. Non ho rapporti io. Non con ho rapporti, questo. Molto bene. Ci spostiamo ora un attimo sull'omicidio degli Scopeti. Sì.
per approfondire un po' una circostanza che riguarda la faccenda delle buche o della buca. Della buca. Della buca. Ecco, lei l'ha già detto, l'ha già dichiarato, l'abbiamo controllato, il risultato esatto, che la zona venne particolarmente esaminata all'epoca del fatto, proprio nell'immediatezza della scoperta dei cadaveri. No, io questo non l'ho detto, che venne particolarmente esaminata all'epoca dei fatti. No. Ha detto intervento massiccio e bonifica del territorio a uno scopo reale. Questo leggo le sue dire, a uno scopo reale, ora dico, probabilmente lei non se lo ricorda, tutto giusto, può me anche lei. No, io ricordo. No, se mi faccio fare la domanda, perché è una domanda precisa, capisci? E che ha a che fare con una dichiarazione di una testimone. Insomma, lei ha detto che venne bonificata, esaminata con particolare attenzione tutta la zona all'epoca del fatto, per una ragione particolare, perché essendo stato trovato sulla macchina di questi poveri francesi un seggiolino da bambino e mancando all'appello il bambino, la prima ipotesi fu quella che questo bambino fosse stato in qualche modo assassinato, quindi venne cercato, e questo è vero, l'ha detto lei, quindi questa è una cosa che io le ricordo soltanto. La domanda è questa: se le risulta, per averlo letto da qualche parte o per averlo sentito da qualcuno dei suoi collaboratori che parteciparono a questo intervento massiccio di bonifica del territorio, che all'interno di queste ricerche sia stato trovato un animale morto? No, non mi risulta. Non le risulta. Né mi risulta che il terreno là sia stato perquisito. Ecco, sia stato perquisito all'epoca. È stato fatto un controllo per vedere se c'erano tracce di questo, si ipotizzava, bambino, ma non c'è nessun atto di perquisizione di quel terreno. In genere la perquisizione si fa nei confronti di una persona, quindi no, se, anche se, di un se luogo. Si esamina un luogo, c'è il locale e persona. La perquisizione si fa anche di un luogo. Ma io ora non voglio entrare in discussioni accademiche, ma la perquisizione può essere locale e personale. Il codice parla anche di sopralluoghi, o sbaglio? Sono due cose diverse, quindi a un certo punto mi parrebbe più corretto chiamarla sopralluogo quando non c'è una persona da perquisire o personalmente o nelle sue aderenze e alla quale debba essere fatta comunicazione della perquisizione, deve essere autorizzata dal magistrato e tutto il resto, non mi sembra si possa parlare di perquisizione. No, lasciamo perdere. Fatto sta che lei ha detto fu circondata successivamente la zona, ci fu un intervento massiccio di bonifica del territorio a uno scopo reale, quindi questo è quello che lui ha dichiarato, quindi non è stato trovato. Senta, per una, mi vuole richiamare questa? Sì, è la pagina 61 dell'udienza del 27 giugno 97. Io non c'ero perché me ne era andata a quell'epoca. Sì, però ai fini del bambino, perché c'era il particolare. Pagina 61. Della carrozzella, ma certo, non è stata fatta nessuna perquisizione. Certo, ma io la domanda era questa: sì, naturalmente uno vedendo, esaminando il luogo, se c'era un animale morto, può darsi qualcuno l'avesse segnalasse, questo nessuno l'ha segnalato, basta, poi valuteremo noi. Perché io le faccio questa domanda? Perché c'è questa testa carmignana e lei me lo conferma, che l'abbia sentita anche lei, ha dichiarato aver sentito puzzo di morto. Sentivo un odore, sì. Benissimo. A proposito dei soldi di Facciani e di questi depositi che lui aveva, io volevo chiedere questo: dagli atti che lei ha esaminato, sia del processo Facciani che dei accertamenti eventualmente fatti da voi, in linea generale riassuntiva, vi è risultato che Facciani fosse una persona, diciamo così, particolarmente economa, per dirla con un eufemismo, un tirchio maledetto, per dirla in termini chiari, oppure no? Ma qualche voce così di qualcuno che è stato sentito, però là il dato obiettivo sui soldi, e qua gli accertamenti, avvocato, sono stati fatti in maniera approfonditissima a 360 gradi,
hanno dimostrato un accumulo e una disponibilità di soldi di Pacciani a partire proprio dall'81, sì, dal giugno 81. E non abbiamo trovato riscontro né in lasciti ereditari né in attività lavorative del Pacciani. Avete trovato dei riscontri per caso su delle pensioni che riscuoteva per conto, o che riscuoteva lui o qualcun altro, insomma, per conto di persone della famiglia? Tipo no, padre? Assolutamente no. No, non c'è nessun riferimento. L'unica pensione, la sua, che poi veniva riscossa dalla suora. No. Senta, vabbè, su questo poi eventualmente cercheremo degli approfondimenti in sede di 507. Ma scusi, l'episodio famoso, a proposito della sua tircheria, l'episodio famoso di quel tale che gli dà, questo è emerso nel processo di primo grado, del processo Pacciani, di un tale che gli lasciò a lui dei cani a pensione, conoscendolo questa persona che gli lasciò questi cani a pensione, perché che è la scatoletta dei cani, sì, che è data ai figli, ma è data alle figlie. Ah, sì, però avvocato, ammesso che risultasse questa circostanza e la tircheria di Pacciani, essere tirchio significa che uno non spende quello che ha accumulato. Sì. Questi soldi di Pacciani non risultano entrate, ha capito? Quindi ho non capito, poteva essere lui uno che non ha speso, sì, perché era tirchio. Non risultano entrati. Non risultano entrati né da pensioni, né da stipendi, va bene. Né da eredità, né, sì, da donazioni. Ma dal lavoro che lui faceva, a parte quell'ufficiale che prendeva e faceva tutti i lavoretti di questo mondo, compreso prendere a pensione cani, o compreso, che so io, andare a zappare l'orticello del vicino, cose, sì, ad ore, ad ore aggiornate, dall'81 all'85, inizio 86, mette da parte 157 milioni, non ci risulta. Vabbè, allora vi risulterà che gliel'ha dati. Eh? Ma vi risulta che gliel'ha dati. Magari. Magari. Noi abbiamo accertato che non risultano entrate ufficialmente. Senta, ora lei certamente mi dirà che questa domanda non mi può rispondere, e va bene, ne prendo atto, ma la vostra ipotesi investigativa qual è? Che lui vendesse feticci? Ma guardi, gliel'ho detto anche prima, io non devo riferirle ipotesi, non mi sembra neppure serio professionalmente. Lei mi faccia domande specifiche sull'attività che ho svolto, concrete, no, io le siccome rispondo. Siccome io sento quindi parlare inutile, spesso di questi, inutile, grandi, di questi grandi emolumenti di Pacciani, poi a me tanto grandi almeno mi sembra. Che monumenti? Emolumenti. Ah, emolumenti. Io vorrei sapere, voglio dire, che idee vi siete fatte voi su dove venivano e perché gli arrivavano. Questo. Ma no, le idee io non sono, no, cioè, non gliele riferisco. Allora, però voglio dire, fatti concreti su questo punto non avete acquisiti nessuno. Come no? Ho detto, l'ho riferito e non risultano entrate. No, sul punto della provenienza di questi soldi. Non glielo riferisco. Non me lo riferisce? Perché non ho elementi. No, perché non ho elementi per... Non ha elementi? Benissimo. E questo volevo sapere io. E senta, a un certo punto lei fa riferimento a Vinci Francesco, l'ha fatto in una sua dichiarazione, e questo glielo dico io perché risulta, perché sostanzialmente è una, fa parte, diciamo così, dell'accusa. L'omicidio dei tedeschi, su questo abbiamo sentito persino un certo testimone, no, chiamiamo imputato di reato commesso, che è stato indagato anche lui, si è capito bene, fatto sta che a un certo punto si è rifiutato di rispondere e se n'è andato, un certo Calamusca, per cui sembrerebbe l'omicidio dei tedeschi fosse stato commesso per far scarcerare Francesco Vinci. Questo è una vostra punto fermo della vostra indagine. Punto fermo. Nell'indagine è emerso questo. È emerso questo. A questo punto, per pazienza, perché? Cioè a dire, in corrispondenza con l'interesse di chi? Di Francesco Vinci siamo perfettamente d'accordo, lui che avesse interesse a uscire di galera è sicuro. Ma questi che commettono l'omicidio per farlo uscire di galera, partendo da quale interesse per la sua persona?
fanno una cosa di questo genere. Questo bisognerebbe essere nella testa di quei soggetti, non, lei non lo deve chiedere a me. Lei non mi deve chiedere un giudizio, io le posso dire che ci risultava, allora, la domanda è da più testimonianze, la circostanza che l'omicidio sarebbe stato fatto per scagionare, allora, Francesco Vinci. La domanda è questa, vi è emersa dalle vostre indagini qualche risultanza per la quale, secondo la quale, il signor Vanni o il signor Pacciani o il signor Faggi avevano interesse a che Vinci uscisse di galera? Ma guardi, all'epoca, siamo nell'83, penso che nessuno conosceva gli imputati, quindi perché... voi avete fatto le indagini naturalmente indagando il passato, è quello che si fa in un'indagine, no? No, non è emerso nulla, non c'è nessuna risultanza per dire una cosa del genere. Mentre, mi scusi, ma astrattamente che questo corrispondesse a un interesse di un... Vabbè, questo è un discorso che non serve... Valutazione. Valutazione non serve fare. Vabbè, vediamo. Quindi a questo punto, a parte la domanda che le ho fatto prima sull'animale morto, vediamo queste buche. Lì agli scopetti ne è stata trovata una, è vero? Sì. Ora la domanda è questa, le risulta che il posto sia frequentato da cinghiali? No. Non le risulta, lo esclude? Ah? No, non mi risulta, non mi risulta. Io chiedo di esibire al testimone alcune foto che riproducono l'ingresso della strada degli scopeti. Foto che poi eventualmente potranno essere inserite a verbale, dalla quale risulta, da una di queste foto, cioè, voglio esibirle per chiedere se lui riconosce che siamo all'ingresso della strada degli scopeti. E naturalmente in una di queste foto c'è un cartello con scritto pericolo attraversamento cinghiali. Queste fotografie di quando sono? Di ora? Qua, l'ho fatte sabato scorso. C'è la distanza? No, che ci fosse il cartello, ovviamente il cartello non c'era, ma cinghiali sì. Bene. Perché cinghiali non è che arrivano dopo che si mette il cartello. I cinghiali arrivano dopo, no? Prima si mette il cartello e poi arrivano i cinghiali. No. All'ingresso della questa foto lì, qui si vede. Ma questa è la strada nazionale. Ah, questa è la strada nazionale. Dalla nazionale che si gira qua. Sì. Alla cassa, sì, alla cassa. Dai, lo può dare a cortesia. Possiamo, non so, vederle, sapere, sì, dire sì, una come parola. No, come no, come sì, no. Sono sì, le fotografie prese sulla Cassia all'incrocio con la via degli Scopeti. Possiamo dire due parole? Sono prodotte? No, ora sono esibite e basta, ora vediamo un po'. La domanda è se... No, questo è proprio quasi all'inizio della strada, sì, che porta su, non siamo alla Piazzuola. No, sì, esatto. Qua siamo sulla strada, la quasi strada. All'inizio, dopo la curva. Dove c'è il ponte, c'è la cavalcavia sull'autostrada. Però all'inizio è così. Mi sembra abbastanza nuovo anche il cartello. Cartello può essere nuovo, ma voglio dire, per metterci un cartello di questo genere... Allora, semmai risulta che all'epoca ci fossero cinghiali in zona. No, non c'è nessuna traccia negli atti. No. Alcuni anni aumentati in maniera esponenziale. Però cioè, negli atti non c'è nessuna traccia di presenza. Si può portare qualsiasi cacciatore, ci spiegherà, o esperto, che 10 anni fa non c'era un cinghiale, ora siamo pieni, comunque. Ma questo è che questa tutta proliferazione di cinghiali negli ultimi 10 anni, a me questa è una cosa, sta dicendo il pubblico ministero. No, io vedo lì un cartello, è vero, ma insomma, non c'era, ho capito io, ma lo sanno, ma abbia pazienza pubblico ministero, lo sanno tutti, e tutta la campagna toscana la è infestata, non da un decennio, da decenni da cinghiali, e come no, ma scherziamo, ma perché? Basta andare in una trattoria e ordinare pappardelle al suo bene, che sono il cibo, diciamo, più noto.
nessun tipo di... Comunque... Avvocato, quelle fotografie le produce? Le produco, sì, Presidente. Ci sono opposizioni alla... No, porta. Per carità. No, no, va bene. Allora si acquisiscono agli atti, va bene? Va bene. Un'ultima domanda. Ecco, le risulta, per averlo accertato oppure perché le è stato riferito da testi o altro, che l'imputato, il Vanni, anche all'epoca dei fatti per cui qui si procede, era spessissimo ubriaco, fradicio, al punto da non reggersi in piedi? Gliel'ha mai riferito nessuno a questa particolare cosa? No, no. Nessuno ha fatto riferimento alla... Avvocato, se non ricordo male, sì, credo che in una sola circostanza l'ha riferito il Lorenzo Nesi, se non ricordo male, che mentre saliva, non riusciva a salire le scale di casa perché aveva bevuto, quindi dai miei ricordi solo in questa circostanza. Però non si ricorda ovviamente con riferimento a quale epoca, a che episodio, eccetera. Di che stava parlando il Nesi? Ma il Nesi stava parlando di, credo che sia questa circostanza, l'occasione in cui aveva accompagnato il Vanni a prendere della legna a casa del Pacciani quando stava a Monte Filidolfi e poi la salita. Ecco, i miei ricordi sono questi. Ecco, sempre a proposito del Vanni, lei effettivamente, le ho segnate, ha fatto in un paio di occasioni nel corso del suo precedente esame riferimento a una sua anormalità, diciamo, che le veniva riferita, però si è sempre espresso, glielo ripeto così in grado magari, perché stamattina mi pareva che avesse esteso il concetto, e dice il Lotti già di sua iniziativa, dice, dà questo flash, a questo flash sulla personalità del Vanni, dice a proposito della Filippa, il Vanni ha delle preferenze fuori dalla norma alle quali non sempre anche una prostituta aderisce, primo riferimento. Poi dice, c'è anche la Ghiribelli che ha parlato di... Poi dice, tranne che con il Vanni, perché questa, non mi piaceva la sua volgarità. E poi... Questo che è la Filippa? Questo credo che sia la Gabriella. Gabriella, non so chi è Gabriella. La Ghiribelli. Ecco. E poi dice... eccolo qui. Che dice, nel senso che non era normale, dichiarazione di Pucci, dice che con loro qualche volta era andato anche Vanni, che mi indicava come, virgolette, un tipo un po' particolare, nel senso che non era normale perché si portava appresso falli, punto. Ecco, voglio dire, la cosiddetta normalità che lei ha verificato nel corso delle sue indagini consiste in questo o c'è da aggiungere altro? Da quello che risulta da tutte queste testimonianze, ecco, questo, dalle testimonianze della Ghiribelli, ma avranno detto anche qualcosa in più che io adesso ho trovato, non ricordo, questo, guarda, io... dalle dichiarazioni della Ghiribelli, del Pucci, del Lotti, della Filippa. Guardi, ecco, le ho lette tutte, lei ha riferito queste, ha da aggiungere altro oltre a questo che ha dichiarato? No? La ringrazio. No, aspetti, no. Se io ricontrollo i verbali può darsi che qualche altra cosa la vedo, non è che là ho riferito ma tutto qua, testi che poi sono stati sentiti qua, quindi... Nella mia deposizione probabilmente mi sono mantenuto anche in termini un po' generici. Lei ha conoscenza di altro? No, io ho conoscenza soltanto di quello che mi è stato riferito da questi testi. Bene così, la ringrazio. Presidente, scusi, io mi sono dimenticato di una domanda. È l'ultima. Questa storia della buca, sia agli Scopeti che anche a Vicchio, e del possibile nascondimento in questa buca di qualche cosa, lei è stato riferito anche dal signor Renzo Rontini? No, mai. Non gliene ha mai parlato, signor mai Rontini. Io di Rontini l'ho saputo qualche udienza scorsa qua, che poi ne hanno parlato i giornali, che si è rivolto al PM dicendo che gli risultava della buca di Vicchio. Mai, non c'era traccia agli atti di questa dichiarazione del Rontini. Grazie. Assolutamente. Grazie. Però devo precisare, avvocato, lei parla di buche, a Vicchio era come un avvallamento, sì, ecco, una insomma, piccola anche a Vicchio, ecco, avete riscontrato una cosa. Che c'era un avvallamento. Ci sono anche le fotografie su. Sì, che c'erano degli alberi sopra, anche non si vedeva bene, grazie, dei ramoscelli. Allora, possiamo andare al test? Presidente, una domanda sola.
E questa, penso, non so se vedo, è stata ammessa, era fra le domande che voleva fare il difensore. Penso che sia opportuno, come fatto, che la Corte abbia presente questo dato obiettivo. Siccome il dottor Giuttari nella nota le ammissioni testi 12 maggio 97 del difensore viene indicato come colui che dovrà riferire in merito a un servizio di controllo e segnalazione di auto sulle strade e autostrade nella provincia di Firenze, sulla strutturazione e computerizzazione di tale servizio, sul numero di auto segnalate e identificate. Ha ragione il pubblico ministero, non lo dimenticherà. Ecco, la faccio io, tanto. Mi sembra che sia stato che... credevo avesse rinunciato, ma comunque, siccome per me è interesse, vorrei che il dottor Giuttari ci dicesse, innanzitutto se di queste cose sa qualcosa direttamente, perché le ha fatte lei a suo tempo. No, io... Bene, ma è bene ridirlo così, certo. Lo sappiamo tutti. Ecco, e di questi servizi, lei, siccome era la domanda proprio su come erano strutturati, come erano, chi li aveva disposti, in che modo erano stati disposti, in che periodo, da quando e le modalità? Sì, grazie. Non l'ho fatto io personalmente, ma è chiaro che è tutta un'attività che mi sono visto personalmente dal primo momento in cui iniziai a interessarmi della vicenda. È un'attività questa che era stata disposta dal PM ed era stata disposta da più PM. Era stata disposta la prima disposizione è del dottor Vigna ed è datata 15 luglio 1985. Posso? Sì, sì, sì. E se posso consultare, così do tutti i riferimenti. Dunque, del 15 luglio 85 a firma del dottor Vigna. Il dottor Vigna interessava la Direzione Generale delle Autostrade di Firenze perché venissero rilevati all'uscita dei caselli del circondario di Firenze, che indicava in maniera specifica Firenze Sud, Firenze Certosa, Firenze Signa, Firenze Nord, Barberino di Mugello, Incisa Valdarno, Calenzano Prato, affinché venissero rilevati i numeri di targa delle autovetture che uscivano da quei caselli con una sola persona a bordo di sesso maschile. Quindi c'era questa precisazione e precisava poi che questo rilevamento era rilevabile soltanto, era da eseguire soltanto nei giorni festivi e prefestivi, nella fascia oraria 19.03 fino al 30 settembre 85. Quindi successivamente al 15 luglio, che era rivolta la disposizione del procuratore esclusivamente ai caselli dell'autostrada, successivamente, sempre nel mese di luglio, il 25 luglio 85, c'è una seconda disposizione del procuratore aggiunto, dottor Bellitto, che invece interessa i sindaci di vari comuni. Signa, Lastra Signa, Scandicci, Montespertoli, Castelfiorentino, Empoli, San Casciano, Impruneta, Greve in Chianti, sostanzialmente quasi tutti cioè tutti i comuni del Mugello e del circondario di Firenze, sono tantissimi i comuni, e con questa nota il dottor Bellitto sensibilizzava i comandi della Polizia Municipale a servizi di osservazione da eseguirsi per tutto il mese di settembre su una strada di transito opportunamente scelta dal comando di Polizia Municipale, su una strada di transito opportunamente scelta, e rappresentava che dovevano limitarsi in questo controllo, in questo rilevamento, ad annotare la targa dei veicoli, compresi i motomezzi con targa, in transito con a bordo una sola persona, e l'orario di passaggio. Quindi per queste venivano delegati per acquisire questi dati la squadra mobile di Firenze,
e in effetti questi dati ho visto che confluivano all'ufficio della mobile, alla sezione SAM, e venivano poi elaborati i numeri di targa secondo una scheda che aveva fornito lo stesso procuratore, in cui bisognava acquisire notizie sull'intestatario doveva durare fino al 30 settembre dell'85. Quindi l'8 settembre è stato fatto? L'8 settembre è stato fatto. Erano auto con due persone. Sì. Non lo so, è stato fatto. Domandiamo se sa dove. Sì, sì, è stato fatto, però io ho verificato e non c'erano i nomi dei soggetti che abbiamo attenzionato. Però ecco, i provvedimenti parlavano di una sola persona al bordo, e in più c'è da tenere presente un'altra cosa, che per i caselli e l'autostrada, vabbè, è preciso, uno esce dal casello, il provvedimento diceva rilevare il numero di targa della macchina con una persona a bordo di sesso maschile. Per le altre strade, e quindi la nota del dottor Bellitto del 25 luglio mandata a tutti i sindaci, non è che era un accertamento, un rilevamento cosiddetto a tappeto, cioè diceva e dava la scelta al comandante della Polizia Municipale di scegliere la strada. Quindi nel comune, che per esempio di San Casciano, sono tante le strade, bisogna vedere se c'è un'altra strada, anzi, ecco dove l'hanno fatto, cioè non erano dei servizi a tappeto. Comunque l'esito di questa indagine, però l'esito di questa indagine, venivano fatte queste schede sull'intestatario, le notizie sull'intestatario della macchina, dei servizi per vedere se l'intestatario coincideva con il reale possessore, i precedenti di questo personaggio. Dopodiché questi dati venivano inseriti nel computer e venivano formati anche dei cartellini nominativi. Quindi io, tra le prime cose che ho fatto nella prima attività di esame e di analisi, è stato anche, man mano che venivano fuori questi nomi, Pucci, Lotti, di andare a vedere se figuravano in questi controlli, e l'esito è stato negativo. Altre domande? Bene, allora può andare il dottore. Presidente, grazie. Mi ero alzato. Aveva acceso il polispirito. È coperto dall'altro microfono, mi scusi. Ha visto il rosso e poi l'ho visto sparire, invece era coperto dal microfono. Ma nessun problema. Prego. Dottor Giutteri, avvocato Colau, lei si ricorda di avere preso informazioni e verbalizzato nel seconda quindicina gennaio 1996 dei signori che si chiamano così: Pieranti Franca, Delli Floriano, Benvenuti Carla, Lasagne Mario? Sì. Si ricorda, dottor Giutteri, che questi signori avevano preso una casa in affitto in località Monte Filidolfi? Sì. Che questa casa era di fronte... Prego. Questo no. Prego. Casa era in località Monte Filidolfi ed era in una località a Sant'Anna Monte Filidolfi, ed era di fronte a quella Pacciani, tenuta in affitto dal Pacciani, che quando questi signori presero questa casa in affitto, si ricorda che la località era isolata, per cui terzi che fossero sopraggiunti erano del tutto inaspettati? Sì. E si ricorda che questo avvenne nel 1981? Sì. Per quanto riferirono? Perché avevano preso, proprio in quell'anno avevano preso in affitto
quell'abitazione trasferendosi da un'altra casa che precedentemente avevano in affitto sempre nella zona di San Casciano. Perfettamente. Quindi in quell'epoca si erano trasferiti qua in lo... Esatto. Sempre di proprietà di Rosselli del Turco, del esatto, che da Mercatale venivano via. Venivano via da Mercatale e andavano ad abitare. Era una seconda casa presa per il fine settimana da questo gruppo di amici. Nel 1981, sì. Senta, dottore, si ricorda che per accedere a questa casa, sia di Pacciani che di quella che avevano preso queste persone, c'era un piccolo stradello con un resede, con una Madonnina? Sì, no, cioè bisogna andare prendendo quello stradello, si arriva esclusivamente in queste due case, che sono una prospiciente all'altra, e prima di arrivare a queste case, nella curva, sempre su questo stradello, c'è una Madonnina, sì, un tabernacolo. Queste persone, quando sopraggiunsero lì quella domenica, cosa le riferirono di aver visto? Si riferirono di aver visto delle cose che non seppero definire bene. Credo uno solo dei quattro parlò di feticci, gli altri parlarono di cose mostruose, di cose schifose che le avevano fatto proprio alla vista di questi oggetti a penzoloni, come messi per asciugare vicino a questa Madonnina, le avevano creato proprio un forte disgusto. E niente, riferivano questa circostanza che l'aveva molto incuriositi. E il Delli Floriano, di cui ha fatto cenno l'avvocato, che è uno degli inquilini di questo stabile, preso in affitto in quel periodo, è colui che poi noi abbiamo identificato essere stato l'autore dell'anonimo a Pacciani inviato al maresciallo carabinieri di San Casciano subito dopo il delitto degli scopeti, proprio facendo un primo raffronto dalla firma del verbale, che io l'assunsi a verbale, con l'anonimo. C'era, ricordo benissimo, una F proprio che sembrava un'impronta digitale molto caratteristica. Poi si fece un esame vero e proprio e risultò essere lui, e poi lo ammise che aveva scritto questo anonimo con cui indicava di indagare sul concittadino Pacciani, dicendo che proprio lo aveva sospettato dopo quei fatti, anche perché aveva visto questi oggetti. Ecco, tutti i discorsi fatti però a posteriori. Senta, scusi dottore, loro però descrissero abbastanza con circostanze precise di questi. Come erano attaccati questi pezzettini? Dove erano attaccati? Ma erano attaccati ad un filo. Sopra o sotto la Madonnina? E ora questo io, sa, avvocato, non mi ricordo se erano sopra o sotto, comunque là dove c'era la Madonnina. E come dicevo prima, gli indicavano, tutti concordavano che erano schifosi, un senso di poi di proprio un ripugno forte hanno sentito, no? E gli indicavano come dei filamenti, come se ci fossero dei peli, insomma. Uno, non so se il Delli o l'altro amico, parlava di feticci, cioè di qualcosa di schifoso da vedersi, ecco. E provarono tutti un forte senso di Di disgusto, di rigetto, ecco. Di ribrezzo. Di ribrezzo. Sì. Questo tutti concordemente hanno riferito. Senta, questi diciamo, questo spago con questi ciondolini, diciamo. Sì. Ahimè. Erano esposti al sole? Ci sì, poteva sì. Andare il sole? Sì, loro infatti ebbero l'impressione, questo lo dissero, come se fossero stati messi là per essiccare, ecco, per asciugare. E descrissero anche, si ricorda, descrissero anche che c'erano dei filamenti? Sì, li descrisse che c'erano come dei filamenti, dei peli, ecco, qualche cosa del genere. Senta, scusi dottore, si ricorda se dissero, potettero indicare il periodo, o si riferirono soltanto a una giornata calda il periodo, o fredda? Loro, ecco. loro sul periodo non erano precisi. Loro come riferimento diedero questo particolare, che era la prima volta che andavano in quella casa, che avevano
che avevano preso in affitto spostandosi appunto da Mercatale, ed erano andati per sistemarla in vista poi del periodo estivo. Ricordavano che non faceva freddo, anzi dice che rimasero quella domenica tutta la giornata, la temperatura era buona, e poi qualcuno di questi testi, credo un paio, riferirono di ricordare che quando andarono via, intorno alle 19:30, ecco, stava facendo buio, era all'imbrunire. Ecco, diedero questi, non sapevano il giorno preciso, però diedero questi riferimenti, questi particolari, per poter collocare questa loro, temporalmente, questa loro prima visita in questa abitazione. Senta, dottore, si ricorda che sopra a questo filo, sotto alla Madonnina, perché erano sotto la Madonnina, se lei si ricorda bene, c'era anche delle figure come un mostriciattolo in gomma? Sì, tipo pupazzi, ecco. Dei pupazzetti? Dei pupazzetti, tipo, sì. Sì, sì, lo ricordo. Qualcuno ha riferito anche questo particolare. Non ho altre domande. Allora, il testo lo possiamo mandare. No, una precisazione su queste cose ultime ha detto il dottor Giuttari. La prima è questa, che si ricordi, dottor Giuttari, voi rilevaste per quello che può valere, vero? Una certa divergenza fra l'epoca in cui queste persone avevano preso in affitto questa casa e l'epoca in cui Pacciano è andato a abitare nella sua, di tipo cronologico temporale. No. Nel senso che sembrava, insomma, che questi lì avessero riferito una data in cui Pacciani ancora non c'era. No, no, hanno riferito che andato. Pacciani era là, loro infatti l'hanno conosciuto, Pacciani, anzi il signor Delli, ricordo che parlava... con riferimento a questo periodo di tempo in cui avrebbero visto, questo periodo di tempo in cui avrebbero visto queste cose. Prego? Con riferimento al periodo di tempo da loro riferito... per cui avrebbero visto questi... Sì, ma hanno riferito che Pacciano abitava là. E tant'è che il Delli spesso parlava, che poi erano diventati amici, parlava... Il Delli è un dipendente di banca, aveva dato anche dei consigli su come investire in botte, ecco, al Pacciani. E parlando col Pacciani era rimasto molto impressionato dalla conoscenza di Pacciani sull'accoppiamento degli animali, ecco, su determinati tipi di coltivazione, di riproduzione... Ecco, quindi il Pacciano abitava là, loro stavano e hanno preso la casa qui dal Marchese del Turco nel periodo in cui Pacciani stava a Sant'Anna e non già a Mercatale. Comunque io voglio chiedere una cosa, ma proprio perché può darsi che lei mi risponda e non mi vuole rispondere, ma la prendeste sul serio questa cosa, questi fetici potrebbero essere stati attaccati all'esterno fuori dove c'è il tabernacolo della Madonnina, voi come indagatori, oppure... Ma guardi, io mi sono limitato a prendere queste dichiarazioni di persone che sono... Comunque, ha ragione. Che non sono testi di nessuno. E infatti, volevo dire, segnalazioni di questo genere... Sarà motivo di persone hanno visto cose di questo tipo, me ne sarà arrivate molte, immagino. Non ho capito. Segnalazioni di questo genere, di persone hanno visto... questi oggetti? Oh, no, qualcosa di simile, di altrettanto, come dire, sensazionale. No. Nell'ambito di questa indagine, no. Ci sono le dichiarazioni di questi. Faceste mica una comparazione, ha detto che avete comparato l'anonimo, quello che è arrivato mi pare 2 o 3 giorni dopo il delitto degli scopetti, con la grafia di questo signore che ci ha riferito. Delli Floriano. Comparaste mica anche l'anonimo con cui era stato spedita l'asta guidamolla? Certamente, anzi io le dico che dalla prima analisi che feci di tutta l'attività io misi proprio da parte i due anonimi, questo qua indirizzato al maresciallo della stazione carabinieri San Casciano, che poi portò alla perquisizione il 19 settembre 85 a casa di Pacciano, e quello dell'asta portamolla, perché sì, mi sembravano quelli più interessanti. Certamente. Scartando tutti gli altri anonimi che erano anche parecchi, ma non mi sembrarono rilevanti. Compreso quello arrivato alla Nazione, dottore? Prego? Compreso quello giunto alla Nazione?
su che cosa? Alla Nazione forse ne sono giunti di più di uno. Beh, uno in particolare, io le comincio, sono molto vicino a voi, non mi prenderete se io non vorrò. No, questo... Non l'ha preso in considerazione. Mi sembra quello lì è scritto a macchina. È scritto, sì. Non io... è scritto a macchina, è scritto a stampatello esattamente come quello come della stampatella. Là si parla di due cose diverse. Mm. Dunque, se mi fa completare, sì. Se posso completare... Certo. Allora, questi due anonimi mi hanno colpito particolarmente e quindi quando andavo a sentire persone mi facevo da investigatore un raffronto tra le firme che mettevano per esteso nei verbali e la calligrafia di questi anonimi che erano manoscritti e proprio così mi colpì, sentendo il Delli Floriano, che c'era la F che, come dicevo prima, era un'impronta digitale, caratteristica. Infatti lo segnalai subito al PM e disse: guarda, questo mi sa che è l'anonimo del 19 settembre 85. Ecco, ma rispetto all'anonimo dell'asta Guida Molla c'era una... No, no, ecco, la scrittura è completamente diversa. Completamente diversa. Quella è l'asta Portamolle, posso dire, che aveva un segno un po' caratteristico anche, cioè faceva la gambetta, che so, della allungata... E quella della E più corta rispetto alle altre lettere gambette della E. Un pochettino allungata. Ci ha fatto caso alla E? Sì. Sono, ecco, segni caratteristici completamente diversi però dallo scritto dell'anonimo del Delli. Grazie.